Così siamo capitati in un interessantissimo posto che si chiama Avocado e fa solo cose vegetariane, che diciamo non è proprio il mio ideale, ma proveremo qualcosa a base di avocado. Il locale è tutto verdolino. Insalata di quinoa con pezzettoni di avocado e noci, prezzemolo e non mi ricordo che altro. Scalogno. E hummus con avocado ovviamente e tante altre cose buone. La base è proprio di latte di cocco, poi si sente un sacco l'avocado e un po' di altre cose, ma penso non è annacquato, si sentono anche i pezzi. Era troppo compatto e quindi sembrava di meno. Abbiamo mangiato tantissimo. Cioè, non è possibile che in Grecia ovunque andiamo a mangiare non riusciamo a finire niente. Hanno il letto nel locale, così sembra che ti sei appena svegliato e sei ancora seduto sul letto che fai colazione. Buona. C'è talmente tanto avocado che esce di fuori. Dopo tre quarti d'ora ci hanno servito la nostra colazione. Ma è enorme. Questi ma sono due pranzi. Questo è l'avocado pie. Non la finiremo mai. Sembra di essere in un localino tropicale. Tutto super naturale e super fresco. Grazie. Qui dentro non c'è acqua come in Italia, che vai a comprare la spremuta, alla fine ti mettono dentro la cosa che costa meno, tipo l'arancia, te la riempiono d'acqua, poi ci mettono una goccia degli altri frutti che hai scelto e te lo danno. Dopo aver mangiato carne dalla mattina alla sera in questi tre giorni, un po' di frutta oggi ci voleva. Siamo entrati in questa bellissima gelateria che si chiama Mattonella. Ci ha inquadrati subito e appena siamo entrati ci ha detto buonasera. Mamma ha detto: sei sicuro? Guarda che trovo. E quindi ovviamente questo pezzo lo inserirò nel video. È gigantesco, ma soprattutto è stra buono, anche se non l'ho ancora assaggiato. Va quanto cioccolato. Troppa, direi. È una figata. Aspetta che faccio vedere il tuo. Aspetta, ma di sotto c'è, cosa sarebbero quelli? Gataifi. Sotto i gataifi. Ok. Poi c'è la e crema. E acqua gratis come al solito. Colazione pronta. Vediamo di mangiare più in fretta possibile. Ci hanno messo uno strato di patatine sopra. Secondo me l'hanno fatto per non far raffreddare tutte le bistecche che sono di sotto. Un bel brindisi con questo liquore super buono, tipico falafel, per la colazione. Che è un piatto vegetariano. Sono tipo polpette vegetariane con dentro verdura, in una piadina bella calda come colazione. Io ho preso una bella cioccolata calda. Piccolo problema: ci sono dentro un sacco di cipolle. Salami nel formaggio super saporito e super unto. C'è un sacco di formaggio ed è formaggio tipico greco, molto saporito. La carne, avevamo preso il misto di carne grande che costa 18 euro. La tipa ci fa: no, ma il misto grande di carne che costa 18 euro è per 5 persone. E quindi siamo rimasti un po' così, perché a Milano 18 euro di carne basta per mezza persona al massimo. Siamo in un bel posto tipico greco. Una cosa particolare è una cosa che avevo già letto negli altri posti qua di Atene, se non tutti, quasi tutti, solo cash, cioè non accettano carte. Ci ha proprio specificato perché abbiamo dei problemi con la banca, quindi questo vuol dire che si sono fatti prestare soldi che non possono restituire o non hanno intenzione di restituire. Se ricevono un pagamento con la carta viene pignorato, perché probabilmente hanno il conto corrente pignorato direttamente dallo Stato per ripagare la banca. Invece con i contanti possono sempre non averli mai guadagnati. E questa deve essere un po' la storia di tutta la Grecia degli ultimi anni. Un'abitudine che mi piace un sacco e che ci portano ovunque andiamo a mangiare o a bere:
bel bicchierozzo di acqua gratis prima di ogni altra cosa. Buon appetito! Prima cena notturna di Atene, mezzanotte passata, 5 euro a piatto. L'hai preso? Pesto con pollo. E io le pappardelle al ragù di funghi. I funghi sono tantissimi e sono giganteschi. Questo fungo pesa mezzo chilo. È appena stato sradicato da qualche parte. Sosta notturna alla gelateria. Con 3,50 euro abbiamo preso una cioccolata calda, una spremuta di arance e come al solito acqua gratis. Ha tagliato più o meno 4 arance e l'ha fatto infatti. Quelle sono 4 arance spremute.